da oggi c'è una grande novità. Vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di Qui Studio a Voi Stadio. Abbigliamento uomo, donna e bambino, arredo casa e accessori esclusivi, tutti con i colori della tua squadra del cuore. Per te o per un regalo originale, non perderteli. Ben ritrovati amici del nostro canale YouTube, vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale per appunto non perdervi neanche un aggiornamento, neanche un video, neanche un contenuto per quanto riguarda appunto la nostra piattaforma rossa, editoriali, highlights, insomma abbiamo anche delle puntate intere che vengono caricate sul nostro canale, potete fare un salto QSVS su appunto YouTube. Vi ricordo anche che da lunedì al venerdì siamo in onda su Twitch dalle 14.30 alle 15.30 con appunto il nostro canale QSVS-Official. Ma veniamo alla questione invece sportiva, al campo, perché riparte la Champions League oggi finalmente, dopo la sosta appunto pre-nazionale si torna in campo nella competizione europea più affascinante che ci sia. C'è una situazione differente però per le quattro italiane, forse anche questa fa un po' parlare, perché le quattro italiane si ritrovano in una condizione ciascuna differente dall'altra, iniziando appunto dalle due super sfide di oggi con un Napoli che gioca contro l'Ajax per cercare appunto di blindare tra virgolette quel primo posto che si è guadagnata dopo le splendide vittorie con il Liverpool e i Rangers, e sicuramente sarà una partita difficile per gli azzurri. Vanno a giocare in un campo che storicamente è un campo non semplice a livello europeo, con una squadra molto talentuosa come quella dell'Ajax, giovani ragazzi che hanno sicuramente voglia di mettersi in mostra, di brillare soprattutto in una manifestazione come quella della Champions League. Spalletti però deve cercare di portare a casa almeno un punto, deve cercare almeno di non perdere questa partita, anzi di imporre il proprio gioco come ha fatto con il Liverpool, con i Rangers, e dunque di poter già ipotizzare un passaggio del turno, perché ovviamente andando a 9 punti la situazione sarebbe molto più facile, sarebbe molto più comoda per gli azzurri. È sicuramente forse l'italiana che è partita con il piede migliore, il piede giusto non oserei dire, perché più giusto di così non si poteva fare, ma il piede migliore per quanto riguarda appunto la competizione della Champions League. Discorso differente invece per l'Inter, perché l'Inter, dopo essere crollata in casa con il Bayern, aver vinto contro il Viktoria Plzeň, ora ospita il Barcellona, che attenzione, viene dalla sconfitta con i bavaresi in terra tedesca, ma una sconfitta un po' fasulla, perché la squadra appunto spagnola aveva comunque giocato una grandissima partita. Proprio per questo l'Inter deve stare molto attenta, sta vivendo un momento complicato, lo sappiamo, tante difficoltà. Inzaghi forse non verrà valutato in maniera definitiva per la partita di oggi, ma più probabilmente con quella di Reggio Emilia col Sassuolo in programma questo weekend. È una partita importante, serve anche qui fare punti se si vuole ambire al passaggio del turno. Perché? Perché ovviamente il Barcellona è la squadra che, a seguito anche della sconfitta con il Bayern, rappresenta la vera competitor diretta per i nerazzurri per quanto riguarda il passaggio del turno. Un Barcellona forte, un Barcellona che sta bene, che ha un Lewandowski in splendida forma, che ha dei ragazzi giovani veramente talentuosi, che ha un allenatore che ormai ha trovato anche la quadra per quanto riguarda la propria squadra. Non sarà facile, sappiamo che momento sta vivendo l'Inter, però comunque le partite vanno giocate, di conseguenza insomma bisogna tenere le ambizioni alte, provarci, sfruttare appieno il proprio potenziale. Sappiamo che ci saranno diversi assenti per i nerazzurri, quindi insomma una situazione di certo non semplice, ma sicuramente il pubblico di San Siro potrà dare la propria spinta per una di quelle partite che, diciamocelo chiaramente, si aspettano tutto l'anno. Insomma, si segue il calcio soprattutto per assistere a queste partite, quindi non bisogna tirarsi indietro, bisogna capire un po' anche come pungere, come dar fastidio al Barcellona. Una vittoria sporca anche sarebbe sicuramente oro, perché 3 punti peserebbero tantissimo, quindi forse oggi non conta tanto la prestazione, ma conta più che altro il portare a casa dei punti. Anche perché sappiamo che essere condannati al terzo posto significa poi essere di conseguenza condannati all'Europa League, quindi un'altra competizione dove ci sarà tanto dispendio energetico, soprattutto per quanto riguarda
il mini campionato che partirà post mondiali, mini non tanto perché saranno veramente tantissime partite da giocare da appunto gennaio fino a fine stagione, quindi fine maggio, inizio giugno. Situazione, un'altra situazione diversa anche per l'altra milanese, il Milan, che si ritrova insomma prima nel girone ma affronta un Chelsea che non ha ancora vinto in questa competizione europea. Sappiamo tutti il potenziale del Chelsea, una squadra che ha vinto la Champions League qualche anno fa, insomma ha veramente dei campioni in squadra, ha fatto degli investimenti importanti, ha cambiato già l'allenatore e loro sicuramente hanno voglia di vincere, hanno voglia di portarsi a casa questi tre punti per riaprire anche la classifica tra virgolette del mini girone. Il Milan non deve concedere assolutamente questa sconfitta, è vero che comunque sarebbe una sconfitta che non preclude assolutamente il passaggio del turno, ma domani fare punti contro i Blues rappresenterebbe un qualcosa di veramente importante, soprattutto in caso di una clamorosa vittoria, consentirebbe al Milan di andare appunto a 7 punti e avere quindi già un guadagno importante su il Chelsea stesso. Insomma, vediamo un po' cosa riusciranno a fare i rossoneri, che purtroppo si ritrovano un po' in emergenza, abbiamo visto tanti gli assenti. Sabato c'è un'altra grande sfida, c'è la sfida alla Juventus, ed è una sfida che insomma si porterà sicuramente delle scorie europee dietro, perché l'ispendio energetico domani sarà veramente elevato, forse è la squadra che andrà a spendere di più di tutte in termini appunto di energie, in quanto appunto gioca di mercoledì, quindi non di martedì, va a fare una trasferta importante a Londra in un campo comunque sempre ostico contro un avversario che gioca ad alta intensità. Quindi il Milan che forse si ritrova l'impegno più complicato tra tutte le quattro italiane, al pari forse di quella dell'Inter, ovvio che l'Inter comunque gioca in casa, gioca di martedì, ha anche un'altra condizione. Chiudiamo però con la squadra che il Milan affronterà sabato, che è la Juventus. Juventus che deve vincere, ci sono pochi discorsi da fare, non importa tanto la prestazione, non importa come, ma importa semplicemente che il club bianconero riesca a guadagnarsi questi tre punti contro il Maccabi, che viene un po' sottovalutato, ma abbiamo visto che ha dato del filo da torcere un po' al Benfica, anche se poi il Benfica la prima giornata ha vinto facilmente, ma anche un po' al Paris Saint-Germain, passato addirittura in vantaggio il Maccabi contro i parigini, poi è venuto fuori tutto il talento, tutto il potenziale appunto dei francesi. Serve vincere anche perché comunque la Juventus si ritrova ancora a 0 punti, la squadra italiana è messa peggio tra tutte in Champions League, serve fare questi 3 punti per poi fare altri 3 punti in trasferta settimana prossima, riaprire un po' il discorso europeo per non compromettere appunto in maniera definitiva la qualificazione agli ottavi, che insomma adesso diventa sempre più difficile. Abbiamo visto anche un Benfica che ormai viene dato veramente per già con due piedi praticamente, non uno, agli ottavi di Champions, però la Juventus deve provare a vincere sia domani sia settimana prossima e poi giocarsi tutto in casa del Benfica, chissà, magari anche portarsi a casa un buon risultato con il Paris Saint-Germain all'ultima giornata di campionato di Champions League in casa appunto a Torino. È una situazione non facile, Allegri ovviamente si affiderà ai migliori, la squadra da cui ci aspettiamo forse più di tutte la vittoria, anche perché l'avversario è molto abbordabile, non è mai arrivato un punto per ora nelle prime due giornate di Champions League, di conseguenza l'attenzione sulla Juventus è tanta, vietato sbagliare, con ovviamente un leggero ma piccolo pensiero alla partita di sabato, perché insomma queste due, anzi tre partite che affronterà la Juventus nel giro di pochi giorni rappresentano già uno step importante per la stagione. È ovvio che adesso è stato assolutamente sbagliare dopo comunque la buonissima prova interna con il Bologna, quasi inaspettata dopo quanto visto prima della sosta. È ovvio che tutti si aspettano una Juventus al pari di quella vista contro appunto la squadra allenata da Thiago Motta. Insomma, le ambizioni sono tante, le italiane devono giocarsi tutto a viso aperto, senza insomma avere paure o preoccupazioni da risultato. Abbiamo detto che il Milan forse è l'avversario
alla sfida un pochino più complicata. L'Inter deve provare assolutamente a fare i punti, sia per una questione di morale, sia per una questione di classifica. Poi andarsi a giocare un po' tutto a Barcellona, e il Napoli deve esportare il proprio bel gioco e applicare la propria super condizione anche contro gli olandesi dell'Ajax. La Juventus deve semplicemente vincere, come recita il proprio slogan, quindi deve imporre quello slogan che ultimamente in questo avvio di stagione è venuto un po' a mancare. Godiamoci la Champions, tifiamo italiane ovviamente, sperando appunto che tutte e quattro possano vincere. A prestissimo!